Nel 2022 l'export dell'agroalimentare calabrese è cresciuto del 30%. Sono stato molto preoccupato fino a quando non ho avuto i dati del 2023, perché non sapevo se il 2022 fosse soltanto un'annata particolarmente positiva oppure se il trend fosse stato confermato. È stato confermato perché il primo semestre 2023 ci dà un più 20%, e questo, in attesa dei dati di settore, ci induce ad essere molto molto fiduciosi per il futuro. È chiaro che attraverso un'efficace azione di promozione noi dobbiamo spingere sempre di più le nostre aziende, che in questi anni sono cresciute molto sia sulla qualità sia sulla capacità imprenditoriale, ad avere numeri sempre più performanti e valori di produzione che siano adeguati alla qualità alla quale facciamo riferimento. L'ambizione alla qualità è importante, perché abbiamo una superiorità di base nelle produzioni, e avere l'ambizione di produrre con qualità è l'ambizione che io chiedo loro per andare alla conquista di mercati che possono pagare nel modo migliore possibile i nostri prodotti, che sono prodotti che devono essere assolutamente valorizzati. Allora, questa ambizione è l'ambizione che noi chiediamo, soprattutto nel settore olivicolo, che è il settore più importante della nostra agricoltura e che dovrà essere nei prossimi anni la guida e il motore di una economia agricola e agroalimentare che vogliamo sempre di più in crescita. La qualità alla lunga premia, le nostre aziende sono aziende di qualità, sono aziende medio-piccole. Diciamo che noi abbiamo in questa fiera Anuga 37 aziende ben assortite. Abbiamo le aziende vicino, le aziende medie vicino al sistema quasi industriale, che però hanno capacità di produrre eccellenze anche calabresi. Abbiamo le aziende piccole, e poi c'è una caratteristica: su questa fiera abbiamo investito portando gli oli, portando l'elaioteca, e gli oli calabresi credo, diciamo, che in Germania possono rappresentare insieme al vino un elemento di conoscibilità e culturale su cui possiamo giocare una partita che ancora non abbiamo del tutto giocato.